Sicuramente questa è una buona notizia. Questa notizia, questo provvedimento sta dentro una procedura abbastanza complessa che è il recepimento in Italia della direttiva BRRD cosiddetta sul bail-in. Stiamo parlando di un provvedimento del governo dove è stato il cosiddetto decreto salvabanche, dove sono stati stanziati delle somme importanti, circa 20 miliardi, per aiutare il sistema bancario. Questo provvedimento non è una deroga alla disciplina del bail-in, ma si inserisce all'interno di questa normativa che prevede infatti la possibilità che lo Stato intervenga non per salvare banche decotte, che diversamente dovrebbero andare in risoluzione, cioè in bail-in, ma per fare interventi straordinari e temporanei. Perché ci siano interventi straordinari e temporanei bisogna che vengano rispettati determinati requisiti. I requisiti sono quelli che l'autorità ha provveduto a controllare, quindi un esito positivo è sicuramente la possibilità di percorrere questo tipo di intervento di cui sicuramente il sistema, in particolare il Monte dei Paschi, ha bisogno. Quindi va letta come una notizia positiva. Il bail-in di per sé, se devo dare un giudizio sulla disciplina di origine comunitaria, a mio modo di vedere è una disciplina positiva. Però è una disciplina di rottura di sistema, cioè una disciplina che stabilisce dei principi molto diversi da quelli che vigevano prima e sostituisce il sistema del bailout, cioè dell'intervento dello Stato che copre i possibili fallimenti delle aziende bancarie in questo caso, con invece un principio di sofferenza e quindi di responsabilità delle categorie dei soggetti che abbiano investito nelle banche, a partire degli azionisti fino a coloro che hanno obbligazioni convertibili, poi obbligazioni senior, obbligazioni plain vanilla, fino ad arrivare ai correntisti con depositi superiori a 100.000 euro. Quindi è una normativa estremamente importante, ma che, dando grandi cambiamenti, avrebbe avuto bisogno di un periodo transitorio che avesse consentito al sistema di adeguarsi e di capire, comprendere e fare strategia su questo tipo di intervento normativo. È avvenuto esattamente il contrario, cioè la direttiva sul bail-in, che era poco conosciuta in Italia, poco abbiamo vissuto il dibattito su questa direttiva, è entrata in vigore non solo senza periodo transitorio, quindi dal 1 gennaio 2016, ma addirittura con effetto retroattivo. Cioè si applica anche alle emissioni anteriori al 1 gennaio 2016. Questo è un dato, a mio modo di vedere, molto sbagliato, che può inficiare la giustezza dei principi che invece risiedono nella direttiva e che dovrebbero invece portare a un mercato bancario più competitivo e concorrenziale. Beh, la MiFID 2 cambierà molto. Bisogna ricordare che la MiFID 2 in realtà sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio di quest'anno, quindi ha già subito un provvedimento di dilazione, di proroga di un anno. E naturalmente la MiFID 2, seguendo, essendo una riforma della MiFID 2, non ha tutti gli interventi così rivoluzionari e innovativi come la MiFID 1, però stabilisce invece dei principi molto importanti e amplifica il portato della MiFID 1, così da essere un elemento che avrà un impatto notevole sull'industria finanziaria. Da qui peraltro anche la richiesta di proroga, perché adeguarsi alla MiFID 2 non sarà così semplice, sia dal punto di vista di governance, dal punto di vista strategico, ma anche dal punto di vista delle implementazioni informatiche, degli adempimenti che questa normativa richiede. Questa normativa, che ha sicuramente alcuni aspetti molto positivi, interviene in alcuni settori in maniera decisamente innovativa, in altri aumentando il livello regolamentare. Una novità che non c'era nella MiFID 1 è la cosiddetta product governance e la product intervention. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente l'industria, sia quella dei produttori di strumenti e servizi, sia quella dell'industria dei distributori, cioè coloro che fanno attività di marketing dei prodotti e servizi nei confronti del pubblico, dovranno costruire un processo organizzato che si chiama appunto product governance, volto a garantire
che i prodotti e i servizi vengano selezionati in maniera accurata e soprattutto che questi prodotti e servizi vengano distribuiti in maniera adeguata nei confronti di obiettivi di mercato, di target di mercato preselezionati. Questo comporta una rivisitazione di tutti i processi e porta in sé anche la rivisitazione e il controllo di tutta un'altra serie di tematiche molto importanti, come quella degli inducement, cioè degli incentivi che vengono pagati all'interno del sistema, così come la disciplina del conflitto di interessi. Un altro punto molto importante della MiFID 2, sul quale insisterà, perché già era previsto, è la trasparenza degli oneri e costi. Ossia, il nuovo regime dove si aumenta la trasparenza nei confronti del mercato sugli addebiti commissionali e sugli incentivi, si ritiene che possa essere di estrema efficacia e quindi su questo probabilmente gli intermediari dovranno costruire una nuova strategia, un nuovo posizionamento di mercato.